Alla scoperta della sindone. Storia e teologia della sindone di Torino. A cura di Don Mimmo Repice. Una produzione Radio Più Roma. Cosa vuol dire che la sindone, più che un'immagine, è una presenza? La sindone è un oggetto con un'immagine. Paul Claudel diceva che essa è una presenza e scrive ancora: è lui, è il suo volto, questo volto che tanti profeti e tanti santi hanno desiderato ardentemente di contemplare. Ciò che traspare meglio su questa nobile fisionomia così tremendamente martoriata è un senso di straordinaria pace, di solennità, unita a dolce serenità e a calma profonda, senza tracce di passione umana e senza impronta di debolezza. Si resta conquistati dalla sua nobiltà, dalla sua maestà, dalla sua serietà, dalla sua tristezza. È davvero il volto di un morto che è risuscitato. Condivido la suggestione di Claudel sulla presenza, sia per la consapevolezza credente che il Cristo è risorto, ma anche perché, scientificamente parlando, la sindone allude in qualche modo alla risurrezione, o comunque, utilizzando termini solamente scientifici, allude a una inspiegabile assenza di segni di morte. Non solo vi allude, non ci sono proprio questi segni di morte. La reliquia iconica della sindone, come l'ha definita anni fa il filosofo Marco Guzzi, certamente provoca molte reazioni e anche qualche conversione. È un grande libro aperto e un invito talvolta pressante a entrare in relazione con il Gesù dei Vangeli e con l'evento centrale del regno di Dio venuto nella storia, cioè l'evento pasquale nella sua interezza di passione, morte e risurrezione. Viviamo un tempo, o forse lo sopportiamo, durante il quale sta avvenendo uno dei passaggi storici più radicali e decisivi che l'umanità si sia mai trovata ad affrontare, una svolta antropologica. Tutto è come risucchiato in un vortice dentro il quale tutte le concezioni mentali, le consuetudini, i comportamenti secolari, addirittura millenari, sono in un profondo travaglio rigenerativo. Cosa può ispirarci questa immagine impressa su un antico telo a noi, uomini del XXI secolo, che ci troviamo a vivere questo rivolgimento storico-culturale senza uguali? Dal Concilio Vaticano II anche la Chiesa Cattolica è entrata in una fase decisiva di travaglio rigenerativo, ha tentato anche nelle sue forme istituzionali di purificarsi dalle modalità spesso antievangeliche con cui i cristiani alle volte, o forse spesso, hanno vissuto e testimoniato la propria fede. Ricorderete certamente quel momento di grande portata profetica che fu la famosa richiesta di perdono pronunciata da Giovanni Paolo II nella prima domenica di Quaresima del 2000. Ma questo cambiamento, questo travaglio, continua ancora oggi con l'opera di Benedetto e anche con l'opera di Francesco. Lo stiamo seguendo in questi ultimi mesi, come affronta le drammatiche questioni della Chiesa. Questo processo trasformativo in atto nella storia dalla Rivoluzione francese in poi ha avuto una svolta e un'accelerazione nel corso del XX secolo, dove tutto è entrato in crisi. Il travaglio ha riguardato anche le forme, le chiameremo oggettivistiche, della fede, centrate e proiettate sull'ego. Viviamo dunque un grande passaggio. L'uomo vecchio, con le sue modalità egoistiche, bellicose, sta mostrando tutti i suoi limiti. È una situazione diventata insostenibile. E questo sta mostrando anche la sua aggressività. L'uomo messo all'angolo, infatti, mostra i denti, mostra la sua rabbia. L'umanità però sta rendendosi sempre più conto che non può più costruire un mondo o dare senso alla propria esistenza o addirittura dare vitalità alla propria fede se continuerà a fondarsi su questo limitatissimo livello dell'essere. Io penso che l'immagine della sindone ci chiede di accogliere tutte le considerazioni oggettive e scientifiche del fenomeno, ma anche di spingerci oltre, molto al di là di esse, per una realizzazione contemplativa del mistero di Dio, del mistero di Cristo. L'immagine, che è una presenza, ci chiede di fare anche un'esperienza mistico-iniziatica, ma questa cosa è assai più difficile, perché è necessario far morire il vecchio io egocentrato, rinunciare alle sue pretese conoscitive per aprirsi a un ascolto più dilatato, rovesciando, convertendo e cambiando la forma del proprio sguardo. Sono utili e fondamentali
i dati scientifici sulla sindone, ma è diverso il discorso che riguarda colui che forse è lì rappresentato, perché il mistero di Cristo non si può dimostrare del tutto, lo si può solo e lo si deve vivere e realizzare, cambiando il modo di vedere le cose, che è poi il presupposto di qualsiasi esperienza di fede, di qualsiasi conversione. In questo senso è possibile guardare la sindone quasi come si contempla un'icona, non come un oggetto esterno, una cosa morta, stesa lì davanti a noi, ma come una presenza, appunto, quasi un'onda propagatrice della realtà stessa che l'ha suscitata. Possiamo contemplare la sindone e lasciarci sollevare per giungere alla realtà del suo mistero e per poter poi realizzarlo in noi. L'immagine della sindone evoca in noi la visione di un uomo che è morto, sì, ma per un solo istante e che adesso è vivo. La morte di Gesù, infatti, è stata solo un passaggio, una Pasqua, proprio come lo sarà ogni nostra morte, da quella morte salvifica in poi. E quel morto impresso sul telo è come l'istantanea di un evento che subito però si è rovesciato, perché Gesù è vivo e anch'io sono vivo con lui, al di là dei limiti del mio essere mortale. Anch'io sono passato dalla morte alla vita, ciascuno di noi è già passato dalla morte alla vita, adesso, se ci crediamo, se vediamo il vivente. Contemplando la sindone, ma al di là di quel morto, io posso vedere il vivente. Ogni morte poi non è altro che un passaggio a una condizione di vita più vera e più piena. Ogni mia piccolissima morte, sì, è proprio così. E per questo è possibile realizzare una nuova nascita, come quella che Gesù aveva indicato a Nicodemo in quel colloquio notturno pieno di ironia e di profondità. Siamo infatti chiamati a nascere ogni giorno, a convertirci, a sbucare fuori dalla notte, dalle quotidiane morti, indenni, anzi più vivi di prima, dal sepolcro della storia, dal telo funebre di tutte le nostre storie, sorge il volto ridente di una umanità finalmente liberata. È il volto del Redentore che invita Maria Maddalena a non piangere dinanzi a colui che era morto, dinanzi a quella tomba. Dinanzi alla sindone, quindi, forse possiamo anche piangere, ma di gioia, perché non c'è più alcun morto. Quelle terribili piaghe, quella terribile morte è stata sconfitta definitivamente, universalmente, totalmente. Cristo è vivo e io sono con Lui già vivo.